Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Oggi Insieme. Iniziamo un nuovo periodo, un nuovo tempo, una nuova giornata, una nuova settimana e possiamo dire anche che oggi iniziamo, come dire, un nuovo mese, perché è il primo lunedì di ogni mese, come ogni primo lunedì, oggi avremo proprio apriamo le nostre attività ufficialmente di un nuovo mese con la preghiera, perché come ogni primo lunedì del mese abbiamo la staffetta di preghiera. Oggi è una giornata particolare. Direi che non c'è modo migliore per iniziare. Ecco, l'inizio ha in sé qualcosa di speciale. Se inizi bene, sei a metà dell'opera, dice un proverbio. Un altro versetto, diciamo, di maggiore importanza invece dice che la fine vale più del principio e che se iniziamo con la preghiera dobbiamo avere la lucidità di continuare tutto il mese con un approccio e con una sottomissione di preghiera verso il nostro Signore Creatore che ci ha non solo creati ma che è diventato anche nostro Papà. Gloria a noi. Gloria Signora. A Dio. Alleluia. Che bello affidare la propria vita nelle mani del Signore. Di chi temeremo? Amen. Cosa potrà farci l'uomo malvagio se vero. Noi siamo, affidiamo la nostra vita nelle mani del Signore? Quindi noi in preghiera, quando iniziamo la nostra preghiera di inizio mese, ma in realtà è soltanto l'inizio, iniziamo con la staffetta che è un po' più lunga, ma in realtà la facciamo sempre, noi non stiamo facendo altro che dire: Signore, io ti affido la mia vita, custodiscila in te, nascondila in te. Quando noi ci nascondiamo in Cristo, chi ci può fare del male? Ora, quando eravamo piccolini e qualcosa ci impauriva o incutiva terrore, la prima cosa, la prima istinto di un bambino è quello di andarsi a nascondere dietro al papà. Penso che i tuoi figli l'hanno fatto, no? In passato, quando erano più piccolini, ora sono grandi. Io lo facevo, per esempio, quando avevo paura di qualcosa correvo sempre da mio padre. E quando noi abbiamo timore di qualcosa, quando qualcosa si spaventa, probabilmente ci siamo un po' allontanati dalla presenza del padre, ci dobbiamo nascondere. Quando siamo nascosti in lui, nessuno ci può toccare. Ora voi immaginate che il diavolo viene contro di noi, vi spaventate. Immaginate che il diavolo va contro Gesù, vi spaventate? No. E quindi se noi ci nascondiamo in Cristo non ci può fare niente. Questo è quello che dobbiamo ogni giorno fare, affidarci a Lui, custodire la nostra vita in Lui, lasciar perdere gli attacchi che vengono dall'esterno. A volte anche il nemico si usa di persone che, ahimè, sono deboli. Non guardiamo gli altri come i diavoli che camminano per il mondo, sono semplicemente persone che sono deboli, che non hanno ricevuto Cristo, e se noi non arrendiamo la nostra vita a Cristo, purtroppo in automatica arresa all'altro. Quindi o siamo degli strumenti nelle mani di Dio per essere la voce di Dio, per essere le mani e i piedi di Dio, oppure purtroppo siamo in balia del male. Non c'è scelta, non esiste qualcuno che dice: vabbè, io non sono né di qua né di là. No, non è vero, noi o siamo schiavi di Cristo, siamo schiavi del male. Solo che Cristo ci fa del bene, ci aiuta, ci sostiene, ci fortifica, e il male invece con prepotenza ci usa e fa quello che fa lui. I figli di Satana che cosa fanno? Sono dei lupi rapaci che vedono chi possono divorare, proprio come suo padre, no? Che è un serpente destinato a mangiare la polvere, che noi siamo polvere tutti i giorni della sua vita. Il nemico, il diavolo con i suoi seguaci vanno in giro a vedere chi possono divorare, e noi ogni giorno ci dobbiamo mettere al sicuro nelle mani del Signore, che nessuno si spaventi. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di metterci al sicuro, punto. È una cosa molto semplice, però non possiamo nemmeno far finta che non ci siano dei pericoli spirituali che corriamo ogni giorno. Ovviamente questa decisione di stare da un lato o dall'altro non è soltanto una decisione mentale, non deve essere soltanto qualcosa a cui aderire, come se uno tifasse per una squadra piuttosto che per un'altra. In questo preciso momento vogliamo che tu comprenda che accogliere Gesù nel tuo cuore porta come conseguenza l'allontanamento da alcune dinamiche demoniache, ma il principale effetto della presenza di Dio nel tuo cuore è che tu cambi completamente la vita, perché quando Gesù entra nel tuo cuore spazza via quello che di vecchio c'era e installa la sua presenza, impianta la sua presenza. Se tu glielo concedi, se gli concedi di entrare in ogni area della tua vita, egli è capace, è abile e di fare
grandi cose, di grandi opere dentro il tuo cuore, anche di suggerirti cosa scegliere, di andare avanti a te quando sei in un percorso tortuoso, quando vivi un po' di tristezza, lui si avvicina con la sua meravigliosa gentilezza e il suo amore straordinario e ti porge una carezza per dire io sono qui e la tua giornata cambia. Quando qualche pensiero negativo vuole rovinare la gioia dell'Eterno nel tuo cuore, egli si avvicina e dice ma tu sei mia figlia, tu sei mio figlio. Alleluia. Tutto cambia. Quello che invece vogliamo che tu comprenda bene è che oggi non devi decidere soltanto di stare da parte del bene o da parte del male, come se fosse una decisione, diciamo, di un club piuttosto che di un altro club. È necessario che tu lasci entrare il Signore dentro al tuo cuore e comprenderai quanto Marianna diceva, che è veramente straordinario appartenere all'Eterno. È proprio durante la giornata, durante i programmi, durante la tua lettura della Bibbia, quando pensi alle cose del Signore, ti renderai conto che ci sono, anche in quelle fasi della tua vita, ci sono continuamente delle decisioni da prendere di fronte ad un passo, di fronte ad un insegnamento, di fronte alla lode. Tu devi desiderare di appartenere al Signore, perché puoi anche adorare, puoi anche lodare avendo una carica o una quantità di dubbi annicchiati dentro al cuore che ti conservi come se fossero il famoso armadio pieno di scheletri, come se Dio non vedesse tutto ciò, ma sta aspettando che tu gli apri quell'armadio e anche i fallimenti esporli alla presenza di Dio, perché egli vuole ascoltare quello che tu riconosci di lui. Pensa che il cieco chiamò Gesù nel mezzo della folla e disse Gesù figliuolo di Davide, abbi pietà di me. La gente diceva stai zitto. Gesù, la prima frase che disse a quel cieco fu che cosa vuoi che io ti faccia? Alleluia. Come può Gesù, che guarisce tutti i malati, fare questa domanda ad un cieco? È ovvio che ora recuperi la vista, disse il cieco. Ma perché c'è stato bisogno di questo scambio? Perché doveva manifestarsi Alleluia. Tutto quanto il bisogno di quel cieco, e a dichiarare quel bisogno non doveva essere un vicino, un parente, una persona stretta, un confidente, un amico, un'amica, un pastore, un anziano. No, devi essere tu a dire Signore ho bisogno, ho sbagliato. Tu devi aprire il tuo cuore ed egli regnerà e porterà via ogni cruccio, ti laverà, sarai una persona nuova dopo questo processo di incontro straordinario con il Figliuol di Dio, con Gesù, colui che è capace di rivoluzionare ancora oggi la tua vita. Alleluia. Con quella dichiarazione il cieco ha anche dimostrato che forse è uno tra i pochi ad avere una vista spirituale aperta. È vero. Perché in realtà Gesù gli fa una domanda per capire ancora meglio, nel caso qualcuno non l'avesse compreso, sì. Che l'ha chiamato Figliuol di Davide, quindi in poche parole stava dicendo tu sei il Cristo. Amen, il Messia, che il Messia che stavamo aspettando. Gesù ancora incalza e fa la domanda, cosa vuoi che io ti faccia, proprio se qualcuno magari ha scanso di equivoci. E allora quell'uomo dice che io recuperi la vista, chi potrebbe mai chiedere un uomo cieco infatti che io recuperi la vista? Quindi con quella domanda si è svelato anche l'intimo nel cuore di quell'uomo, che in realtà era un uomo che aveva degli occhi ben aperti spiritualmente parlando, forse come ce n'erano pochi all'epoca. Ed è bello anche quello che parlavi prima, no? La differenza tra adesione e perché a volte sono alcuni che aderiscono a un gruppo, però in realtà non ne fanno parte. Noi invece abbiamo una relazione intima con il Signore che fa la differenza e non vogliamo soltanto appartenere di nome. Sai, ci sono quei figli che hanno soltanto il nome della famiglia, ci appartengo a quella famiglia, però in realtà non vedo. I ceri commemorativi. Sei un cero commemorativo che serve soltanto a commemorare, ma non è acceso. In realtà tutto cambia quando poi diventi una fiamma accesa. Noi vogliamo far parte, noi vogliamo aderire attivamente, non passivamente. Noi possiamo far parte di una, per dire, di una squadra e stare sempre in panchina perché non ci sentiamo mai pronti, che non siamo mai allenati, facciamo parte solo, abbiamo aderito, facciamo parte di quel gruppo. Invece uno che è attivo è una persona che concorre, che si alza, che fa di tutto per vincere, e noi vogliamo essere di quegli
essere attivi Alleluia. Nell'opera di Dio, sempre in movimento e sempre vogliamo dire: Signore, usati anche di me, non voglio guardare gli altri cosa fanno, Alleluia. Ma io voglio essere protagonista insieme agli altri. Siamo tutti protagonisti, eh? Non c'è chi più e chi meno, tutti siamo protagonisti. Signore, agli occhi su ognuno di noi, Signore ci chiama per nome, grazie, significa padre. Che il Signore Alleluia. Ha gli occhi su ognuno di noi, Alleluia. Ognuno di noi a te è prezioso agli occhi suoi, anche tu. Quindi tutti noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo dire: Signore, usati di me in qualsiasi modo, nei modi più visibili, meno visibili, non importa. L'importante è che noi quello che abbiamo, quello diamo a disposizione del Signore. Le nostre abilità, le nostre capacità, i nostri talenti, tutto, tutta la nostra Alleluia. Vita, nelle mani, il nostro tempo, Signore, il nostro tempo, gestiscilo tu come meglio è possibile, perché io non sono capace nemmeno di gestire il mio tempo. Quindi ogni cosa della nostra vita la vogliamo affidare a Lui, e Lui sicuramente benedirà. Amen. Andiamo a ringraziare il Signore. Signore, desideriamo tanto ringraziarti Alleluia. E darti perché non il benvenuto Alleluia. Nella nostra Alleluia. Giornata, nella nostra vita. Forse per qualche nostro amico non ha ancora avuto il tempo Alleluia. Di darti il benvenuto. Padre, grazie. Grazie perché ci fai sentire tuoi figli, grazie per questo tempo che ci dai da vivere. Oh Padre, ti chiediamo di sostenere quanti probabilmente si trovano in questo momento nel lutto e hanno vissuto un momento di lontananza. Vogliamo che tu possa consolare, ma adesso Padre noi ti ringraziamo perché siamo vivi, siamo alla tua presenza. Oh Signore, facci comprendere quanto è importante vivere la vita che tu ci hai donato secondo il proposito che tu hai per noi. Grazie Signore, aiutaci a riconoscere il peccato che è in noi, a metterlo lontano dalla nostra vita, perché vogliamo camminare spediti nelle vie che tu hai preparato Alleluia. Per noi. Grazie per questa benedizione, benedici ogni amico, ogni amica collegata con noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Il versetto che ci propone oggi il calendario lo troviamo scritto in Giosuè, capitolo 8, verso 2, e dice: tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re. Ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. Tendi un'imboscata dietro la città. Che belle le indicazioni del Signore, come sono precise e dettagliate. Michele, ci vuoi spiegare un poco tu? Sì, questa è praticamente qualcosa che accade quando il popolo di Israele entra in questa terra promessa e si trova dinanzi ad una terra da conquistare. Piccola parentesi, popolo di Israele corre via dall'Egitto, scappa dal faraone con alla guida Mosè, il quale dopo una serie di circostanze prende questi schiavi, sostanzialmente parliamo di schiavi, abbiamo visto che erano quelli che facevano i lavori molto 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 duri in Egitto, e li porta via perché figli di Dio, sotto il comando di Dio che ha un piano per questo popolo caduto in schiavitù, li porta via, li trascina fuori con questo accordo altalenante col faraone, li porta via, si trova nel deserto, affronta tutto quello che conosciamo del deserto, e poi si ritrova Mosè con un cuore di Israele corrotto, lamentoso, continuamente rivolto contro Dio. Quelli che dicevano, pensate, questi schiavi vivevano una vita veramente pari a quella delle bestie dei campi che noi possiamo oggi probabilmente vedere nelle fattorie, forse ancora quelle di una volta, ecco, vivevano una vita simile a quelle bestie, eppure si sono permessi di dire, molti di questi ebrei scampati da Egitto, si sono permessi di dire: era meglio quando stavamo in Egitto che questo deserto. Impiangevano le cipolle, che erano praticamente i cibi migliori che potevano ricevere in quella fase di schiavitù. Eppure accadde che Dio dovette far passare quella generazione e consentire ai figli di quelli lamentosi di una volta di ricevere la benedizione che era destinata ai loro padri, ovvero la terra promessa. E come ogni cambio di generazione, accade che anche Mosè ha dovuto aspettare il cambio di generazione. Proprio su quella roccia, su quella montagna, guardando di fronte la terra promessa, non mette piede, e concede però, passa questo
bastò questo testimone al suo successore che è Giosuè. Giosuè, insieme ai figli di questi lamentosi, si trova dinanzi al Giordano, un fiume abbastanza importante, e da quel fiume ripete il famoso miracolo dell'apertura delle acque avvenuto con Mosè di fronte ad un mare molto più grande, ma Mosè lo fa ugualmente proprio all'inizio della conquista di questa terra promessa. Ora, questa terra promessa, che è praticamente una grande lezione per noi oggi, questa terra promessa era destinata a questo popolo, ma doveva conquistarsi. Molte volte riceviamo da parte del Signore una grande benedizione, una promessa speciale e crediamo che sia come oro colato dal cielo. Aspettiamo che questa mano dal cielo scenda e ci dia la promessa che il Signore ci ha magari rivelato in passato. In realtà, nella realtà, quasi sempre le promesse che Dio dà a noi, figli suoi, sono delle promesse che includono all'interno una particolare implicazione da parte nostra, un impegno. Quando questo popolo ha attraversato il Giordano e si è trovato dinanzi la prima città dalle mura inespugnabili, sto parlando di Gerico, ha fatto i conti con la realtà, ha detto: ok, questa è una bellissima terra, con dei chicchi d'uva di questa posta, di latte e miele ovunque. Però le città devono essere conquistate. Quindi non credete che quando riceviamo la benedizione e la promessa di Dio, poi dopo abbiamo finito di lavorare. No, in realtà dobbiamo restare concentrati sulla nostra parte E lottare e anche. lottare anche in alcuni casi. Però sembra essere ovviamente qualcosa di estremamente più piacevole combattere per qualcosa che ti è stato affidato da Dio rispetto a lottare per qualcosa che è inutile, che non hai una cognizione, su cui non hai delle indicazioni. Questo era il caso, per esempio, del popolo di Israele vagante nel deserto, il quale continuava a lamentarsi perché sembrava non avere mai una direzione chiara, non vedere mai questa terra promessa che era diventata un'utopia, una chimera, mentre loro viaggiavano, montavano e È stato il smontavano loro peccato tende. anche d'allungare i tempi, eh? Sì, è stato Quindi effettivamente la loro è esistenza. fondamentale anche focalizzare l'attenzione, perché qualcuno che non conosce bene la storia potrebbe dire: vabbè, però è ingiusto perché li ha tratti fuori e poi li ha fatti vagare per il deserto tanti anni. In realtà quella è stata la conseguenza del loro Dei peccato. sentimenti, sì. È stata la conseguenza della rivolta contro Dio, di cercarsi un idolo diverso, di adorare un altro Dio, di desiderare il vecchio come se fosse appunto qualcosa di meraviglioso, quello che avevano lasciato. Stavano lasciando la schiavitù, eppure loro rimpiangevano. Cioè, c'è una cosa che il Signore non tollera, è il mormorio. Un popolo che mormora e si lamenta continuamente, che ritarda anche la benedizione. Come dicevi tu, Michele, quanto è importante considerare i tempi di Dio, no? Dalla chiamata tutti noi abbiamo sperimentato che il Signore ci fa delle promesse, anche molti di noi abbiamo ricevuto delle profezie. Se qualcuno non sa che significa profezia, qualcuno che profetizza è colui che parla da parte di Dio. Ti può annunciare delle cose che al momento stai vivendo, ti può annunciare delle cose che avverranno, oppure semplicemente ti annuncia le istruzioni di Dio. Non pensate sempre alla profezia come un qualcosa, ti predico il futuro. Quando il Signore ci dà delle indicazioni, quella è profezia, perché usa le bocche degli uomini per parlare, quindi chi profeta parla a nome di Dio. Quando noi riceviamo un messaggio da parte di Dio che parla delle istruzioni al momento di quello che avverrà, tante volte tra questo passaggio, tra l'inizio della parola, della chiamata che il Signore ti ha rivolto e l'adempimento, c'è un tempo dove il Signore ci forma, dove forma il nostro carattere, e quelli sono i combattimenti che hanno anche dovuto Attraversare i figli affrontare di i figli di Israele. Israele. Anche perché noi abbiamo una natura un po' particolare. Quando ci è concesso di ricevere qualcosa con facilità, non diamo il giusto valore. Quante volte è capitato anche che i nostri figli, scusatemi se faccio sempre degli esempi familiari, ma sono quelli che riusciamo a comprendere un po' tutti. Quante volte abbiamo concesso delle cose di valore ai nostri figli nell'immediato, senza farli aspettare, e loro non hanno ben compreso il valore, noi ci siamo pentiti, abbiamo detto era meglio farlo aspettare ancora, perché non ha compreso il valore, quella cosa è stata sciupata oppure è stata abbandonata. Ecco, il Signore ci concede dei grandi doni,
e delle grandi chiamate. E noi dobbiamo passare un tempo per maturare spiritualmente, per capire il valore di quella chiamata che abbiamo ricevuto, del ministero probabilmente, del dono, del talento che Dio ha messo in noi, perché altrimenti noi da figli immaturi, spiritualmente parlando, lo sciuperemo. Invece il Signore che cosa fa? Forma il nostro carattere, ci fa capire il valore, permette il combattimento per rinforzare le nostre braccia e per renderci capaci di gestire quello che il Signore ha messo nelle nostre mani. E tante volte passa del tempo, ma quel tempo non è l'auspizio di Dio di farci aspettare, ripeto. È formazione, il Signore ci sta formando per portare avanti la sua chiamata, per rispondere a quella chiamata in modo efficace ed essere dei figli che mettono in pratica quello che Lui ha voluto che facessimo, insomma. Questa cosa che hai detto ha messo in evidenza un aspetto molto importante che noi spesso forse diamo per scontato. Noi crediamo che Dio prenda in considerazione soltanto il fatto che Lui è Dio, che noi siamo uomini e ci conosce, quindi finisce là. In realtà, quando diciamo che l'amore di Dio si riversa su di noi ogni mattina, ogni giorno, stiamo dicendo che Dio è estremamente attento al tuo carattere. Egli è estremamente attento ad ogni sfumatura del tuo carattere, alle tue reazioni, ai tuoi pensieri. Non credere che Dio non valuti e non stia considerando il fatto che tu abbia per un certo tempo considerato le cose di Dio, poi ad una certa ora della giornata, siccome c'è da fare qualcosa di importante, metti da parte Dio e metti fuori tutta la tua natura umana, magari utilizzando anche degli atteggiamenti poco ortodossi nei confronti del Signore. Il Signore tiene conto di tutto ciò e non te lo sto dicendo per una questione di giudizio, te lo sto dicendo perché probabilmente proprio questa dualità nella giornata, quante volte ci è capitato in questa cosa, Signore, che c'entra? Adesso bisogna fare così, mettiamo da parte il Signore. Che cosa vuoi mettere da parte? In realtà ancora ci sono nei meccanismi della mente umana il fatto che Dio possa essere messo da parte in alcune fasi della nostra vita. Se vivi ancora una vita con queste decisioni che oramai sono diventate normali, l'intervento di Dio a intermittenza, stai attento perché potrebbe essere questo il motivo per cui non si è ancora realizzato nella tua vita quello che Egli ti ha promesso, perché probabilmente è di fronte ad un atteggiamento che a Lui non piace, che non può contenere la benedizione di Dio e deve lavorare attraverso le circostanze che il tuo carattere ti porta ad affrontare, deve lavorare il Signore proprio per migliorare, per cambiare, per farti quantomeno comprendere, perché questo è l'atteggiamento che Dio spesso usa. Ti accende l'attenzione, mette il faro su questo atteggiamento. Poi è ovvio che c'è bisogno che tu lo riconosca, che io riconosca. A volte succede che la nostra coscienza entra in collisione con lo Spirito Santo, tac, c'è qualcosa che non va, Dio mette l'attenzione, non è che te lo cambia, vuole che tu ti metta all'opera per cambiare quell'aspetto, o quantomeno che chieda aiuto. Signore, non me ne ero accorto, c'è questa cosa che probabilmente ti offende, aiutami, ho bisogno di cambiare questa cosa. Quella è l'atteggiamento, quella è la preghiera più bella che tu possa fare quando ti specchi nella parola di Dio e scopri che ci sono delle cose che non vanno. E io vorrei molto brevemente concludere però il racconto per portarvi a quanto è accaduto di fronte a questa cittadina. Quando questo popolo ha dovuto conquistare Gerico, ha avuto un meraviglioso successo, una grande vittoria. Miracolosamente il Signore attraverso Giosuè ha dato delle indicazioni e il popolo ha fedelmente seguito le indicazioni e ha conquistato Gerico. Prima conquista straordinaria, Dio è con noi, abbiamo fatto grandi cose, abbiamo preso tutto, straordinario. Poi arriva seconda città da conquistare, la piccolina Ai, una città piccola. Forti di quanto avevano visto dinanzi a loro nella conquista di questa grande città Gerico, si trovano dinanzi alla piccola Ai, e le spie, che questo era il sistema che utilizzavano, mandavano delle spie, ecco, Giosuè mandava delle spie a visionare la città, lo ha fatto anche con Gerico, l'ha fatto anche col paese da conquistare Mosè, quindi è proprio un sistema bellico andare a guardare che cosa c'è all'interno della cittadina per poi decidere quante persone mandare, come mandarle, eccetera eccetera. Quando le spie tornarono da Giosuè, disse: ma lascia stare, non scomodare tutto il popolo, basta che andiamo pochi di noi, pochi quelli diciamo più valorosi, e riusciamo a conquistare questa piccola cittadina. Giosuè
senza consultare il Signore, ascoltò queste spie, mandò un numero piccolo e questo numero piccolo fu sconfitto. Il grande popolo di Israele, che ha conquistato la grande Gerico dalle mura inespugnabili, perde davanti a Ai. E questo accade perché nel bel mezzo del loro accampamento c'era l'interdetto, un uomo, Acan, che aveva preso dell'interdetto durante la conquista di Gerico e lo conservava. E questa cosa venne attraverso lo Spirito alla presenza di Giosuè. E il Signore parlò e disse: elimina l'interdetto e dopo che hai fatto questo lavoro, dopo che hai tolto l'orgoglio di aver conquistato quella benedizione, dopo che ti sei reso conto che invano combattono le guardie se Dio non è con loro, dopo che hai capito che a fare tutto questo era stato il Signore e non voi che avete semplicemente girato intorno alle mura, dopo che hai capito che non hai le forse per conquistare questa terra se non attraverso la presenza di Dio, dopo che tu, cara amica, caro amico, hai riconosciuto che ogni cosa buona appartiene al Signore, proviene da Dio e a Lui deve essere rivolta ogni forma di ringraziamento, non rivolgerti alle tue forze, non lo fare, non dire, vabbè, queste sono cose che riesco a fare da solo, lasciamo stare il Signore, mettiamolo da parte, come dicevamo prima. Ogni volta che questo accade, se tu ti reputi figlia di Dio, figlio, se tu dici, ma io lo credo Gesù, caro amico, che forse ci stai seguendo nella cella di un carcere, e dici, ma io lo Io voglio bene a Gesù, mi sono messo pure la croce, le catenine questa settimana particolare in cui parleremo proprio molto di questo aspetto legato proprio alle credenze che ci sono intorno, le tradizioni, molte tradizioni, noi italiani siamo ricchi di tradizioni. Bene, questo Dio che tu stai credendo in questo momento, devi sapere che ha delle indicazioni chiare e a Lui devi rivolgere tutta quanta la tua attenzione, altrimenti rischi di cadere, rischi di perdere questa piccola battaglia che c'hai dinanzi. Stai dicendo questa piccola, ma questa situazione è semplice, la si risolve molto facilmente. Se stai dicendo così, senza includere il Signore come hai fatto nella volta scorsa, sappi che stai rischiando di perdere questa piccola battaglia, quindi è necessario che Dio intervenga e che tu ancora questa mattina dica: Signore, io, anche se è piccolo, non voglio fare nulla se non sei tu a mandarmi. Se non ci sei tu dinanzi, noi non ci muoviamo. Dove ce ne andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. Devi continuamente riconoscere la signoria del Signore, colui che ha deciso di benedire la tua Alleluia. vita e che ha stampato per te già dei passi che tu devi semplicemente compiere e non andare altrove. Segui il percorso che Dio ha tracciato per la tua vita. Questi uomini sono tornati a Dio e Dio ha detto: tu tratterai Ai, adesso che sei tornato a me, figli di Israele, Giosuè, e il suo re, esattamente come hai trattato Gerico, l'inespugnabile, col suo re, e ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. Quindi questo è quello che Dio dice al tuo cuore. Se tu metti me al primo posto, tu vincerai ancora e ne riceverai lo stretto necessario che ti servirà per la prossima battaglia, dove se Alleluia. con Dio continuerai a stare, vincerai ancora. Alleluia. Quindi lo Spirito Santo ci fa una domanda, almeno a me la mia domanda, la domanda che sta facendo a me è questa e penso che la stia facendo anche a te. La tua esperienza sta nutrendo la tua fede o il tuo orgoglio? Rispondiamo a questa domanda per capire come ci stiamo comportando nelle battaglie che si presentano oggi e a quelle che si presenteranno domani. La nostra fede, la nostra esperienza deve nutrire la fede, come Davide ricordava che Dio degli eserciti che aveva combattuto per lui, che aveva abbattuto l'orso e il leone, gli dava anche la vittoria su quel gigante. Quindi la fede che va, l'esperienza che va a nutrire la fede. Ma se l'esperienza va a nutrire l'orgoglio pensando, vabbè, ma questa è una cosa piccolina, abbiamo fatto prima pensando di aver ottenuto quella vittoria per le nostre capacità e per le nostre forze, andremo incontro purtroppo a Come un'amara sono sconfitta. ansia. Quindi ci dobbiamo fare stamattina la domanda giusta. Se
se stiamo nutrendo, Alleluia. Grazie alle nostre, attraverso le nostre esperienze, la fede oppure l'orgoglio. Che il Signore ci liberi da ogni forma di orgoglio, ma ogni giorno vogliamo andare ai suoi piedi per le Alleluia. Grandi e per le piccole cose. Amen. Se noi lo facciamo entrare in tutte le aree della nostra vita, Alleluia. Dio benedirà tutte le aree della nostra vita. Se noi lo facciamo entrare in un'area sì, in un'area no, noi ci priveremo della benedizione di Dio da un lato sì e da un lato no. Invece noi vogliamo dire: Signore, io ti voglio servire, ti voglio cercare con tutto il mio cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. Quindi benedici quello che le mie braccia fanno, quello che la mia mente pensa, quello che il mio cuore desidera, che in tutte le aree ci sia la tua benedizione e ogni scelta sia dettata da te, seguendo le indicazioni passo passo. Il Signore in questi versetti ci fa proprio vedere come lui ci indica la via. Ovviamente qui stiamo parlando di indicazioni di battaglie, di guerra, che il Signore, ma in realtà noi spiritualmente parlando affrontiamo delle battaglie spirituali. Abbiamo bisogno delle strategie divine per vincere le nostre battaglie. Sono dei momenti che il Signore dice: gira intorno alle mura di Gerico in silenzio, perché era un popolo abituato a mormorare. Quindi il Signore gli ordina di fare silenzio, perché per vincere quella battaglia dovevano cessare ogni mormorio, ogni chiacchiera inutile. Tante volte le parole inutili sono veramente un danno per noi. Dovevano, anziché aspettare in silenzio davanti alla presenza del Signore la vittoria, Dio, del vedere la nostra famiglia resa nelle mani del Signore, anziché aspettare quel figlio che torna a casa e si ravvede, anziché aspettare che il Signore spezza quei legami di quella dipendenza tra alcol e droga, noi siamo lì a parlare con uno, con un altro, siamo a dire le cose e siamo a raccontare le faccende a tutti, sperando nell'aiuto dell'uomo. Il Signore tante volte ci chiede proprio di girare intorno al problema, gira intorno al problema, come fece quell'uomo che disse: dammi ancora un anno di tempo, io zapperò intorno all'albero, seminerò, concimerò, toglierò le erbacce, e poi tra qui a un anno, se ancora non ha portato frutto, Signore, tu lo taglierai. Ma quel tempo di intercessione che giri, gira intorno a quell'albero, uno che lavora e che toglie le zolle, che semina il terreno, non ha tempo di andare a raccontare o a mormorare tra sé e parlare. Il Signore ci chiede: sta in silenzio davanti alla presenza del Signore, che un silenzio vuol dire assenza di mormorio, assenza di chiacchiere inutili. Vogliamo mettere questo problema davanti a Dio e vogliamo circondare le mura, circonda le mura con canti di lode dentro di te, aspetta la salvezza del Signore e vedrai come tu otterrai la vittoria, senza andare a raccontare le cose in giro sperando nell'aiuto dell'uomo, e sicuramente non arriverà, anzi arriveranno soltanto delusioni. Se tu pensi di avere un problema da affrontare e pensi che con il tuo parlare lo risolvi, purtroppo ti devo dire che arriverà una delusione. Quindi lo Spirito Santo ci dà delle indicazioni precise: gira intorno, fai silenzio, oppure vai da dietro, come disse a loro, piombali da dietro, vai da dietro, ti dà tutte le indicazioni, ma noi dobbiamo stare lì ad aspettare, Alleluia. Le indicazioni precise che il Signore ci dà, e noi le vogliamo mettere in pratica con fede, anche se non riusciamo a capire perché il Signore ci chiede di fare certe cose. Noi le vogliamo fare perché sappiamo che la vittoria è già stabilita per quelli che obbediscono alla sua parola e mettono in atto tutti i consigli che lui ci ha dato. Grazie Signore, alleluia. Noi vorremmo molto brevemente pregare per voi, quindi quanti di voi stanno in questo momento sentendo il bisogno di chiedere aiuto a Dio perché hanno dimenticato, forse a volte anche in buona fede, abbiamo dimenticato di mettere Dio in una decisione importante perché l'abbiamo reputata facile, quasi scontata, oramai avviata. E questo è quello che Dio ci sta dicendo: tu hai sbagliato perché hai creduto di essere autosufficiente. Torna a me, apri il tuo cuore, perché questa sonora sconfitta diventerà un brutto ricordo se tutto si ripristina e metti da parte l'interdetto. Se tutto questo è concentrato sul tuo orgoglio oppure su un senso di autosufficienza, tante volte quando, specialmente i nostri fratelli e sorelle che come noi forse da tanti anni vivono nella fede e hanno imparato in un certo senso quello che Dio vorrebbe dalla nostra vita, e a volte facciamo anche a meno di coinvolgere Dio nelle cose, stiamo sbagliando. Noi sì, ci convinciamo di conoscere già le strategie di Dio, quindi ci freggiamo di questi anni di esperienza. Questo è qualcosa dicendo, che noi sappiamo il Signore come fa, il Signore fa così, quindi si deve fare. No, noi vogliamo invece andare a piedi del Signore. Signore, aiutaci ogni giorno ad essere mansueti, ad essere di quelli che si mettono continuamente
in discussione. In discussione e chiedere: Signore, che devo fare? Amen. Anche oggi, che devo fare? Signore. La strategia che il Signore ti ha dato ieri non vuol dire che è la stessa strategia che ti dà oggi. Signore, non usate le stesse strategie, perché Signore. Dio usa strategie diverse ogni volta. Quindi ogni volta noi ci dobbiamo mettere ai suoi piedi, dipendere, proprio pendere dalle sue labbra e dalle sue indicazioni per non avere delle sconfitte. Oh, grazie Signore. Alleluia. Bene, oggi gli appuntamenti di oggi sono molto importanti, ma pochi, e ve li do subito molto brevemente, ovvero questa mattina alle 10.30 c'è la visita pastorale del pastore Cataldo Petrone, poi alle ore 12 ci sarà un contenuto di review, alle ore 14 lo spazio rosa di Donne di Fede con una puntata storia, sì. Quindi una puntata testimonianza. Sì, oggi oltre alla testimonianza, come sempre, ci sarà anche un messaggio di insegnamento, no? Perché ogni testimonianza ci insegna qualcosa, esperienza. Amen, amen, amen. E la testimonianza di oggi è molto bella, perché parliamo di una donna che dopo la sua conversione si è trovata ad affrontare dei problemi di ansia. Il giusto cade 7 volte e si rialza. Ciò significa che non c'è nessuno, il giusto è quello giustificato, quello che dà il suo cuore a Cristo, no? Non c'è nessuno che non cade. Non è forte chi non cade mai, è forte chi cade e si rialza, perché ha il Signore con sé. Amen. Ma c'è un particolare che noi accenderemo i riflettori su un particolare, su chi è il protagonista della caduta e chi invece assiste alla caduta. E abbiamo dei ruoli entrambi, sia chi cade che chi assiste. Chi cade deve decidere di ascoltare quale delle due voci, perché c'è la voce dell'accusatore che ti viene ad accusare: sei caduto, sei fallito, perché ti mette avanti tutti i tuoi falli e tutte le tue debolezze. Poi c'è la voce dello Spirito Santo che invece ti vuole rialzare e vuole essere un supporto per te, ti insegna da quella caduta e ti dà nuove istruzioni grazie a quella caduta, quindi trasforma il male in bene. Quale voce vogliamo ascoltare quando cadiamo? La voce dello Spirito Santo o la voce del diavolo? Poi invece c'è l'altro personaggio, no? Che assiste alla caduta. Noi chi siamo? I portatori del diavolo che accusiamo chi cade? Sei caduto perché così con là? E accusiamo, quindi ci facciamo portavoce del male? O ci facciamo portavoce dello Spirito Santo? Bene, abbiamo bisogno tutti quanti di ascoltare, di seguire Donne di Fede dalle 14 alle 15, sì. Quindi mi raccomando, tutti quanti collegati, segniamo questo appuntamento, ma alle 16 fino alle 22 oggi, come abbiamo già detto in apertura, avremo lo spazio della staffetta di preghiera. Una kermesse, una quantità infinita di pastori, di fratelli collegati uno dopo l'altro. Non sono tutti pastori, ci sono alcuni pastori, ci sono alcuni anziani, ci sono alcuni evangelisti, alcuni profeti, alcuni apostoli, ecco, ci sono tutti quanti i ministeri, a volte anche il diaconato rappresentato in questa quantità di fratelli. Spesso voi leggete, probabilmente solo ho scritto pastore per un termine generico erroneamente utilizzato nei tempi nostri, ma in realtà ognuno ha un ruolo diverso, certo. Meravigliosamente disegnato da Dio, quindi non c'è nulla di da vergognarsi se dietro, anziché scrivere pastore, c'è scritto anziano, qualcosa di straordinario, perché Dio ha stabilito qualcosa di... Ecco, queste sfumature che oramai si stanno perdendo, vogliamo riaccenderle. Una serie di persone, 15 minuti ciascuno, uno dopo l'altro, dalle 16 fino alle 22, pregheremo insieme, e voi, se vi collegate, sentirete la presenza del Signore. Se pregate con noi, non sarà uno show da vedere, ci sarà ben poco da vedere, se non la possibilità di partecipare continuando a pregare per il Signore. E poi in serata ci saranno le consuete repliche. Allora, adesso abbiamo bisogno di pregare, anche se abbiamo pochissimo tempo, perché dobbiamo correre per la regia del pastore Cataldo Petrone. Intanto però abbiamo bisogno di pregare. Ci arrivano tante richieste, sono arrivate tantissime richieste, abbiamo una quantità infinita di messaggi che ci sono arrivati, abbiamo sentito tutta quanta la responsabilità di comunicarvi che è necessario individuare l'interdetto e chiedere al Signore di intervenire. Ci avete scritto che questa è la vostra preghiera, questa è la nostra preghiera, ci mettiamo anche noi. E adesso la sorella Marianna, se non ha da aggiungere anche altre richieste, magari leggendo, anche se dai social ci arrivano uguali richieste, tante che parlano proprio esattamente di questa necessità di tornare al Signore, anche perché forse siamo dinanzi ad una sonora sconfitta, siamo scoraggiati, senza forze, e ci stiamo dicendo: ma come mai, ma perché, che è successo? E Dio ti sta dicendo: guarda che hai preso dell'interesse
l'interdetto, ti sei sentito e ti sei sentita inorgoglita per dire ma io ce la faccio, che lo metto a fare il Signore in mezzo, in questa scelta lavorativa, nella scelta di fare un discorso, di incontrare persone, potrebbe anche essere semplicemente questa, ma Dio potrebbe chiederti in questo momento chi ti ha detto di incontrare quelle persone, di dire quelle cose? Quando ti ho mandato a fare questo? Questo potrebbe essere una domanda che Dio ti sta facendo, quindi se in questo momento hai riconosciuto che sei dinanzi ad un errore che hai fatto e che sei probabilmente all'interno di quelle cadute che il giusto può vivere, in questo momento apri il tuo cuore al Signore, noi pregheremo per te, la sorella Marianna pregherà per tutti quanti noi. Gloria al tuo nome, alleluia, gloria a Dio, meraviglioso Gesù. Padre, noi veniamo a te nel nome di Cristo Gesù. E ti ringraziamo perché per il sangue di Gesù noi siamo giustificati, ci possiamo accostare a te, ti possiamo chiamare Padre e possiamo essere sicuri e certi che tu ci ascolterai, non per i nostri meriti ma per i suoi meriti. Signore, noi ti ringraziamo perché tu per noi hai già fatto cose meravigliose. Amen. E l'anima nostra vuole ricordare tutti i benefici che tu già hai fatto. Amen. Per noi. Alleluia. Per ringraziarti, per avere un cuore grato, Signore. Per avere sulla nostra bocca non mormorio ma lode e ringraziamento. Grazie, noi Signore. Ti ringraziamo. Alleluia. Con tutti noi stessi perché tu non vieni mai meno, la tua fedeltà è meravigliosa, straordinaria, ci meraviglia ogni giorno, Signore. Alleluia. Grazie perché tu hai fatto opere potenti per le nostre vite. Noi ti ringraziamo anche per quello che ancora stai compiendo, per come tu stai raggiungendo tanti cuori che hanno iniziato a sperare in te. Ti chiediamo, Signore, soprattutto di questi cuori appena convertiti, appena ravveduti a te, Signore, di custodirli in te, di proteggerli da ogni attacco del male. Ti chiediamo nel nome di Gesù di custodire tutte le nostre vite, le nostre case, Signore, in te, perché se siamo nascosti in te il nemico non ci può toccare, non ci può fare del male. Ti chiediamo ancora di aiutarci ad avere un orecchio attento per ascoltare le tue istruzioni. Non vogliamo lasciare nulla di trascurato, Signore, vogliamo ascoltare completamente il consiglio della tua parola, perché vogliamo metterla appieno nella nostra vita, vogliamo applicarla affinché noi possiamo vedere vittoria sui nostri figli, sulle nostre case, nelle congregazioni che frequentiamo. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo di aiutarci a seguire le tue istruzioni, di darcele continuamente, di aver pietà di noi quando veniamo meno, Signore, quando trascuriamo la relazione con te, Signore, quando non ti ascoltiamo abbastanza, quanto non ti onoriamo con il nostro modo di parlare e di fare. Ti chiediamo di perdonarci, di venire incontro alla nostra carnalità. Aiutaci, Signore, purificaci ogni momento e facci veramente renderci conto che abbiamo bisogno di correre da te continuamente. Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù, Padre, di toccare quei corpi malati che in questo momento ti stanno invocando per un tocco particolare. Nel nome di Gesù, stendi la tua mano e tocca questi corpi affinché possano ottenere guarigione. E noi daremo gloria al tuo nome. Chi vedrà, Signore, potrà dire: questa è un'opera compiuta da un Dio che vive. Signore, noi serviamo te, sappiamo in chi abbiamo creduto, abbiamo cominciato a sperare in te e tu non ci hai mai deluso. Ancora mettiamo davanti a te le tante richieste che ora si stanno elevando. Signore, tu conosci i segreti del cuore, Signore. Tu sai le accuse che il nemico tante volte rivolge ai tuoi figli, accuse che mettono distanza tra te e i tuoi figli. Ma nel nome di Gesù ti chiediamo di accorciare ogni distanza, perché l'amore tuo ci ha conquistati ancora. Ti chiediamo, Signore, di benedire ogni uomo e ogni donna che in questo momento sta rendendo la sua vita a te. Ti chiediamo di spezzare i legami delle dipendenze. Ti chiediamo di liberare gli oppressi, di dare vita a quelli che sono morti, Signore. Nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo di intervenire in quelli che sono estremamente religiosi, pensando di servirti, invece in realtà loro non stanno servendo te, ma stanno servendo un Dio morto. Ti chiediamo di aiutarci, Signore, a far vedere al mondo chi veramente tu, Signore, sei. Ti vogliamo presentare per come tu sei. Aiutaci, Signore, a far vedere che nella nostra vita ci sei tu. Guidaci in ogni cosa che facciamo e che diciamo. Fa che tu sia glorificato nelle nostre vite, Amen. Signore. Sì, noi Signore. Ti amiamo, vogliamo fare meglio la tua volontà. Ti chiediamo di benedire, Signore, la programmazione di parole di vita. Tutto quello che si farà sia benedetto da te, Signore. Questa è opera tua, non è opera di un uomo. Quindi ti chiediamo, Signore, di continuare a portarla avanti e di benedire tutti quelli
che riceveranno ancora le tue parole quest'oggi affinché portino molto frutto per la tua gloria. Grazie Signore perché tu ci assisti e ci benedici e ci ami e noi non abbiamo parole per dirti grazie per questo grande bene che tu ci vuoi. Rimani ancora con noi nel nome di Cristo Gesù che sei amato e benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Gloria al nome del Signore. Vi ringraziamo cari amici, è stato un tempo meraviglioso la presenza del Signore insieme a voi, abbiamo potuto meditare molti temi. Sicuramente lo Spirito Santo poi lavorerà con questi temi nella vostra vita e svilupperà nella vostra vita una rivelazione personale. Intanto vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a Dio piacendo domani mattina con una nuova diretta di Oggi Insieme e in replica alle ore 13 subito dopo Review con questo numero che state adesso seguendo che andrà proprio in replica oggi. Quindi se il Signore ha parlato al vostro cuore pensate che possa servire a qualche vostro conoscente, consigliate di seguire intorno alle 13 la replica o se siete dai social condividete il link. Dio vi benedica, pace, Shalom.